Un'iniziativa per riflettere sul progetto di vita dei ragazzi con disabilità, sul loro futuro al termine del ciclo scolastico, per scommettere sulle loro potenzialità e sulla loro autonomia. Nel salone di rappresentanza della provincia di Brindisi si è svolto il convegno Il progetto di vita indipendente ProVi, copromosso da Provincia di Brindisi e socioculturale, d'intesa con l'assessorato al welfare della Regione Puglia e con il patrocinio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia. Presenti familiari, caregiver, dirigenti e docenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado, personale dei servizi sociali e dei servizi di integrazione scolastica. Gli obiettivi di questo convegno sono quelli di avviare un confronto sempre più produttivo su quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per poter accompagnare le persone con disabilità verso percorsi di autonomia. È un convegno che è una delle tante iniziative che la provincia sta mettendo in atto per poter aiutare i ragazzi sin da quando sono piccoli e quindi adolescenti attraverso il servizio di integrazione scolastica e anche attraverso delle iniziative di integrazione extrascolastica a maturare quelle competenze e a offrire loro quelle occasioni per affrontare i loro compiti evolutivi al fine di poter maturare delle competenze che poi possano in prospettiva permettere la costruzione di questi progetti di vita indipendente. Secondo lei, se c'è, qual è lo sforzo che le istituzioni devono fare ancora per aiutare chi vive in difficoltà? Lo sforzo è quello di, secondo me, di coordinarsi e di coordinare gli interventi, perché a volte, o meglio, i finanziamenti ci sono, magari gli interventi ci sono, il fatto che però non siano coordinati, non siano sinergici tra di loro, portano a una dispersione di energie e a volte a non raggiungere pienamente gli obiettivi che ci si pone. Quindi lo sforzo che dobbiamo fare è quello di imparare a lavorare in maniera sinergica e a coordinarci per poter costruire dei progetti in cui al centro ci sia veramente la persona con la sua disabilità, ma la persona soprattutto con quelle che sono le sue risorse e la sua unicità. Solo così possiamo aiutare queste persone a avviarsi verso un loro percorso di vita autonomo e indipendente.